Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre KillaNerd e sono sempre sul server di Lost in a Cubic World. In questo video vi mostrerò, insomma, le ristrutturazioni che ho portato alla mia umile dimora. Come possiamo vedere dietro di me c'è sempre il villone di Faito, il God Emperor. Mentre ora passiamo pure alla visione della mia umile dimora. Molto umile. All'esterno abbiamo sempre il nostro giardino zen, dove ho aggiunto un campfire. Semplicemente quando hanno messo la mod di campfire ho messo questo sempre acceso, che si fa con nella crafting table con tre cobblestone in fondo, nella riga di fondo tre cobblestone uno di fianco all'altro, poi nella riga di mezzo a sinistra un bastoncino, nel centro un accendino, a destra un bastoncino, nella riga in cima un bastoncino, nel quadratino di mezzo. E abbiamo questo che è sempre acceso. Se ci andate sopra prendete fuoco, quindi attenzione. Ho messo anche la panchina e tutto quanto. Perché ho messo un tappetino rosso qui per l'entrata. Poi davanti all'entrata c'è sempre la solita veranda dove passare le sere davanti al tramonto. Sì, le serate davanti al tramonto da soli, soli soletti, così a guardare il tramonto, che prosegue sempre sul lato, dove laggiù c'è lo shop che ho aperto, e quello là, la struttura là in stone brick e brick, e pochi brick. Dopodiché entriamo nel salotto, dove abbiamo sempre la cucina, con le scaffalini così per bellezza, il distributore di cibo per ospiti che c'ha pure la trollata dentro. Quando premi puoi prendere il cibo oppure una frecciata, così tanto per dispetto. Abbiamo le teste dei quattro mob principali, il creeper, lo zombie, lo scheletro e il ragno, messi proprio sul caminetto, proprio a trofeo. No, alcuni me l'hanno dato in cambio di altre, quindi alcuni non l'ho droppata io, ma me l'hanno dato in cambio soprattutto delle teste di zombie, che ne droppo in quantità industriale. Qui abbiamo il Sir Manichino, l'armatura di diamante mia che fa un popolino pena, ma devo ancora inciantarla bella a modo. Questo qui ci siamo quasi, perché devo avere la protezione 4, ci siamo quasi, in protezione 3. Protezione proiettile 3, questo qui non so perché l'ho fatto, o forse l'ho droppato da qualche parte, ma sorvoliamo. Qui abbiamo la nostra bella libreria dove c'ho dei libri dentro, e io pirla che cercavo libri, vada qua, qui quanti ce n'ho, e qui uguale. Una scrivania dove potrò sempre, insomma, fare le mie cazzate. Qui è la zona pranzo, con tanto di forno a microonde, chiamiamolo pure così. Oh, polli. Perfetto, tanto arrivano sempre robe in chat, ma se vogliamo anche su quello, perché non mi va adesso di leggere la chat. Qui abbiamo, beh, una cesta di cose varie che mi tengo qui giù per fare cose di fretta. Se devo, se sto giù per città, viene in mente di minare un attimino, vengo qua. Zaccio il piccone, piglio il piccone e via. Dopodiché c'è il piano di sopra, dove c'è l'armatura di ferro da tutti i giorni. Come potete vedere siamo in condizioni un po' malandate, con la protezione proiettile 3, ma questa qui l'ho pescata. Sì, l'ho pescata, pescando si pescano anche quelle, col plugin che c'è. Qui abbiamo il binario morto, così proprio una trollata così a bischero. Questo qui si fa sempre con la Bibliocraft, che troverete tutto nel tutorial che ho caricato tempo fa. Qua arrivano sempre messaggi in chat. Dopodiché qui abbiamo il nostro magazzino. Queste cartelline qui sono sempre della Bibliocraft e il crafting lo vedete sempre nel tutorial. Questo è un altro campfire che invece di andarci l'accendino ci va il carbone. Ed è di quelli che si spengono e si accendono perché serve per cuocere, come se fosse una fornace.
abbiamo altre cose, armi, armature, attrezzi, minerali, cibo, legno, strumenti da costruzione, cargate varie, eccetera, eccetera. La chat sta veramente rompendo i coglioni. Ok. Guardate, eremita che discorre. Dopodiché abbiamo il piano sotterraneo, il primo piano sotterraneo, dove c'ho il pollaio ridotto proprio all'osso per fare molto più spazio. Mettiamo a posto le uova. Queste galline qui mi stanno facendo abbastanza uova. Cosa curiosa però di queste targhette, che ti permette di montare sopra le chest senza saltare. Senza saltare, monti sopra le chest. Dopodiché abbiamo la zona delle pozioni, la mia cantinetta, come l'ho chiamata. Qui abbiamo gli ingredienti e sotto bottiglie e pozioni e in più quando questo sarà pieno metterò tutte le pozioni qua dentro. Beh, prima di riempirlo passerà un po' con il tempo. Chiudiamo la porta. Procediamo, beh, questi sono gli alambicchi dove facciamo le pozioni. Faccio le pozioni perché quelle faccio io. Qui abbiamo la cantina. Questo è il bar, il beer bar, dove mette, fa come se fosse una cesta. Questo è il gas extractor, dove la carne malcia, più questo qua. Questo qui, quando è vuoto, questo qui è l'empty gas refill, che messo qua fa il full gas refill. Questo qui che ho sotto la carne malcia. Qui serve per mettere la birra nei bicchieri, quando chiaramente si riuscirà a craftarla da questi qui. Finché non sistemeranno questa mod, che è leggermente buggata, ci stanno lavorando sopra. E ci stanno lavorando sopra. Quindi questa qui è in stand-by per il momento. Dopodiché abbiamo sempre la nostra videoteca porno. Occhio però. Qui non è cambiato di nulla. Abbiamo sempre le nostre belle librerie a modo di scaffale porte DVD. L'archivio porno qui, con sempre i dischi dentro, che ne ho droppati tanti altri. Qui abbiamo sempre la carta e qua abbiamo il maxi schermo, proprio il maxi schermo da 120 pollici, come l'ho chiamato io, con tanto di sistema surround di fianco. Sistema surround di fianco che permette di avere un audio eccezionale, eccezionale, audio eccezionale. D'accordo, continuiamo il nostro tour. Torniamo indietro e procediamo verso l'ultimo piano, insomma il penultimo, tutto sommato è il penultimo, dove abbiamo la coltivazione. Coltivazione per soprattutto la mod della birra e del vino. Questa è l'uva che serve appunto per fare il vino. Questo è il grapes, se non vado errato, e questo è il barley, che tutte e due servono per fare la birra. In base alle combinazioni si ha la birra chiara o la birra scura. Qui abbiamo sì, il famoso grano, le zucche, i meloni, carote, patate. Sì, ho un bello orticello sotterraneo. Sì, certo, qui in Minecraft si riesce a coltivare uva, grano, patate, carote, luppolo, malto, qualsiasi cosa anche a chilometri sottoterra. Strano. Anche di fianco a un lago di lava è possibile coltivare. Strano ma vero. Dopodiché abbiamo la zona dell'enchant e delle armature, molto scarna, molto spoglia perché non ho ancora un Kaiser qui dentro, ho solamente qualche libricino incantato, che però fa anche un popolino pena. Fanno anche abbastanza pena, basta tranne questo looting qui, che può sempre tornare utile. Non so se lo metterò su questa spada, mi sa che ne ho già una con looting. Qui metterò le spade, qui metterò le armi incantate. Mentre qui metterò le armature lisce, che in attesa di essere incantate, che poi verranno messe di qua. Certamente manca una chest, ovvero mancherà la chest per i legging, insomma, gli stivaletti, via. Che probabilmente gli stivaletti metterò qui e continuerò di qua per mettere le armature incantate. E vedrò di mettere anche altre chest, perché queste qui non bastano. Qua abbiamo sempre l'anvil, che è possibile dare pure un nome all'arma. Proviamo a cambiare questo qui con
Per cambiare nome servono 7 livelli, quindi non posso cambiare nome in Pirla alla spada. Anche per il nome servono un casino di livelli, quindi servirà seccare una quantità di mostri allucinante. Per fortuna esiste il mob spawner. Dopodiché questo qui è il sotto, insomma, il disco di Skyrock visto dall'interno. Vabbè, non so, non facciamo vedere troppe cose. Ok. Direi che il tour della casa Killa Nerd è concluso e del terrazzo di osservazione con tanto di sdraio è tutto e direi che ciao a tutti e ciao a tutti pure il signor Dallag, come avete visto è tornato indietro le stelle. Ciao a tutti.